Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su House of Ashes. Vi ricordo ragazzi che potete sostenere il video lasciando un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere anche questa volta 50 like. Ed eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta ragazzi era successo veramente il delirio, il disastro più assoluto. Sono rimasta davvero interdetta per tutto quello che è successo e ci eravamo fermati qua. Siamo all'esterno, per cui io sono curiosa di vedere effettivamente adesso dove ci stia portando il gioco. Per cui andiamo a continuare. Little Hope. Tre anni prima, addirittura. Perché Little Hope? What the fuck? Al volo. Oh. Eccoli qua. Odore di fritto. Eric e Rachel. Siamo persi tra i monti. Che ti aspettavi? Caviale e champagne? Non è un menù da luna di miele, certo. Non ho insistito io per fare arrampicata su ghiaccio. Arrampicarsi è rilassante. Sono interdetta, ragazzi. Scusate il mio silenzio, ma... Che c'è? Sono davvero interdetta. Quello che mi è servita, non lo so, aveva uno sguardo strano. Ma dubito che da queste parti veda molte ragazze come te. E che non puzzino. Che spiritosone. Ha detto delle cose strane. Oh, shit. Incominciamo? Del tipo? Fa niente, andiamo. No, oh, davvero, diglielo, diglielo. Appunto, cioè, dov'è il problema? Ha detto che non sarò mai più felice quanto ora. Che vorrebbe dire? Cioè, in base a cosa, tra l'altro, già? Non gli credi, vero? Ovvio che no. L'unica cosa che voglio, Rach, è renderti felice. Ovunque saremo e qualunque cosa succeda, cercherò di farti sorridere. Visto? Te l'ho detto. La prossima volta fischia e correrò a difendere il tuo onore. Oh, come il mio fedele cagnolino. Semper fi. Sta per sempre fedele. Sono in grado di difendermi da sola. Ora togli i piedi dal cruscotto in civile. Oddio! Oh cazzo. Loro non avevano fatto... In Little Hope avevano fatto un incidente con l'autobus, se non sbaglio. Oh mio Jason. Dio. Jason, ci sei? Jason non è con te, amico? Con Salim in mezzo alla fumella verde. Ok, ragazzi, vi ripeto. Cioè, la mia espressione penso dica tutto. Sono alquanto... interdetta? Che cazzo? Ok, quindi ancora viva Rachel, Madonna santa. Ma sarà stata mezza... mezza mangiucchiata, no? O che cazzo sarà successo? Oh! Nick, okay, non ci speravo insieme. Più. Non ci speravo neanch'io. Bene. Vabbè, non è il momento di stare lì a pomiciare, Eric. Scusate, ma... Oh, eccolo qua, è tornato! Ah. Salve, buon uomo! Che ci racconta di bello? Funziona ancora... mo bestava chi è? È caduta merda, tipo 3 miliardi di volte, sta cazzo di lampada, colonnello, non funziona più! Qui. Andiamo, Ray! Via. Però lui ovviamente li insegue. Mi sarebbe sembrato strano il contrario. Merda. Che cazzo corri e poi si ferma? Perché corre e poi si ferma? Cioè, ce vuoi o non ce vuoi? Ah, ce vuole. Ce vuole, ce vuole. Aiuto. Eh.
sono riusciti qua. Ma il tipo non gli stava tipo alle costole. Ah, ecco, appunto. E mo? Oddio! Piano! Gli altri due dove sono? Cosa stanno facendo? Ah, se la sono data a gambe. Cioè, nel senso, hanno continuato. Non si sono manco guardati indietro. Oddio, che cazzaro la miseria. E che, cioè, raga, questo gioco riguardo le scelte mette veramente non poco in difficoltà, perché a volte hanno appunto inserito anche dei quick time, ragazzi, a trabocchetto, come giustamente qualcuno di voi aveva notato qualche episodio fa e giustamente ci aveva tenuto a dirmelo, cui purtroppo mi sono accorta anche io, chiaramente, facendo errori. E, cioè, la volta scorsa, ragazzi, ho fatto scelte che hanno portato solo ed unicamente al disastro più assoluto. Quindi io vi giuro che ho paura di fare una scelta, ragazzi. Ho veramente paura, non so che cacchio fare. L'istinto mi dice di aiutare, ovviamente. Ed è quello che farei, perché cioè lasciarlo lì, ragazzi, a morire, cioè non mi pare giusto, sinceramente. Però ho paura che facendo questa scelta poi ci rimetta la pelle qualcun altro, perché così sembra dover funzionare la questione. Aiuti qualcuno, però poi ci rimettete le penne o ci rimettete le chiappe, insomma, decidi un po'. Vabbè, ragazzi, seguirò il mio istinto, come al solito, probabilmente sbagliando, ma non me la sento di andarmene, di lasciarlo lì. Per cui lo aiuterò. Oddio, aiutatelo, per carità. Oddio, aiutami. Oddio, ragazzi, per un istante ho visto Eric andare all'altro mondo. Muoviamoci. Porca miseria. Ma qualcosa sa volare? No, perché lui non ha le ali. Però si saprà arrampicare? Probabilmente. Qualcosa saprà fare, ci avrà capacità. Vabbè, era ovvio. Sti cosi sono resistenti, maledizione. Pure da mezzi mostri. Per cui probabilmente presto se lo ritroveranno già le calcagna. Che incubo. Se ne è andato? Deve essere entrato in quel tunnel. Eccoli. Ah, hanno trovato Jason, è vivo. L'indicazione, dai. Forse non tutto è perduto, allora. Grazie per avermi aiutato. Beh, cioè, raga, mi sembrava il minimo, sinceramente. Cioè, mo per carità, una buona azione chiama l'altra. Rottura di palle. Troviamo Kolchak. Rottura di palle a parte, cioè, che cavolo. Che aspetti? Un invito scritto, muoviamoci! Sì, ma... Diglielo. Oddio. Non è il momento di dire niente. Ma cosa? Non cioè, ormai lo sa... Così. Lo sa, l'ha capito, senti. Vi ha visto sbaciucchiarmi. Se muoio qui, che si sappia che mi sono battuto da uomo, non da idiota. Rachel, tu avevi promesso di dirglielo al momento giusto. Devi dirglielo adesso. Digli la verità. Non hai l'anello perché il tuo matrimonio è finito da un anno. È vero. È il momento. Ti ascoltiamo. Adesso? Proprio adesso? Sì, ora. Potrebbe già essere tardi. Va bene. Ormai lo sa, cioè nel senso... Eric. Tu e io. Avevamo qualcosa di speciale. Ne hanno parlato. Ma ormai è finita da tempo. Oddio. Ah, oddio. Allora, di questo comunque loro due già avevano parlato. Lui ormai aveva già capito che era sto tipo, quello con cui se la fa. Quindi cioè adesso, allora, stare lì a dire scegli lui, creare comunque una discussione, non lo so. Stare lì a insistere e dire ti amo dopo che lei ha preso e ripetuto no, guarda che è finita, eh? Per cui temo che sceglierò di non dire niente, ragazzi. Mi dispiace, Eric. Non si tratta di scegliere, ma di capire cosa è meglio per me. Voglio una nuova vita. Posso dartela? No.
Non puoi. Dopo la separazione, avevo perso ogni speranza. Nick lo è. Madonna santa, regà. Cioè che mi dispiace, vi giuro, non fargli dire niente, perché... Cioè, così subisce e basta, però... Da un lato, continuare a insistere con la speranza che lei ci ripensi quando non sarà così, e stare lì ad arrabbiarmi... Mi dispiace, Eric, ma temo davvero che non dirò nulla, ragazzi. È andata così. Sì, ma a te non dire niente, guarda, per favore. Mi dispiace. È tutto inutile se moriamo qui. Per me non è inutile. Troviamo Kolchak. Madonna. Che situazione di merda, ragazzi. Veramente una situazione di merda. Ok, torniamo da Jason e da Salim. Ragazzi, stiamo scendendo ad una profondità... assolutamente spaventosa, direi. Il punto è che qui, appunto... Cioè, il punto è che, appunto, lo dico sempre, ma... Ne ho visti di posti di merda in Italia, ma questo li batte tutti. Beh, direi, chi vedrebbe mai un posto del genere? Sembra che non ci seguano. Vuoi che li aspettiamo, oppure... Fa poco lo spiritoso. Andiamo. Cioè, ragazzi, qui siamo... Stai allerta, esplora l'ignoto, certo... Stiamo tranquillissimi a vagare all'interno di questa terribile fumella verde. Va benissimo, allora. È raccapricciante sto posto, assolutamente. Anche perché, what the fuck, cioè. Cosa cazzarola è sta roba? Eh? Che cos'è? Un bozzolo. Ok, allora a me fanno senso, regà. Le creature sembra vengano da qui. Buchi. Di formaldeide. E da quando sei anche uno scienziato? Giustamente. In America non studiate scienze a scuola? Sì, chiaro. Esaminiamo pure quest'altra roba. È troppo tardi. Aspetta, intendi il bozzolo forse? Registro dei reperti, ok, ma non mi fa fare altro. Va bene. Ah, ok, lo apre lui da solo. Ok, ottimo. Che dice? Il tempio servisse da luogo sacrificale. Sappiamo che l'impero di Akkad fu piagato da un secolo di siccità, fenomeno che interessò anche l'antico regno in Egitto. L'assenza di piogge causò l'abbandono di numerose città mesopotamiche e spinse le tribù barbare dei Gutei a scendere dalle montagne, scontrandosi sovente con gli Akkadi delle pianure. I ritrovamenti nel tempio si riconducono a un disperato tentativo di conquistare il favore degli dei. Quindi catastrofe, energie negative, pietra forata. La pietra mostra figure intente a pregare durante un'eclissi. E niente, ragazzi, tempi bui davvero hanno vissuto questi qua. Porca vacca, non avrei voluto essere nei loro panni. Ah, qua da dove siamo arrivati. Quindi non credo di dover esaminare ulteriormente l'ascensore. Qua intorno sembra non esserci nient'altro che luccichi, per cui direi di procedere di qua, anche se abbastanza orripilata, direi, perché sto posto è così strano, ragazzi, che davvero, tra l'altro, non possiamo sapere cosa ci si nasconde. Appartiene a Randall Fox. Ancora peggio. Forse può dirci qualcosa di utile. Vediamo. Non l'ha aiutato. Ah. Oh, cazzarola. Merda. È stato tagliato via tutto. Davvero ottimo. Manco a noi ci ha aiutato. Proprio per niente, guarda. Andiamo, va. Allora, qua c'è altra roba. Ammazza, quanta roba c'è. Oh, shit. Non ha un bello aspetto, direi. Direi proprio di no. Non è niente da dire a riguardo. Non ha niente da dire a riguardo. Vabbè, è rimasto troppo senza parole. Va benissimo. Raccogliamo sta roba. Orologio era taschino. Interessante. Mary Hoxon.
deve essere la moglie. La loro storia non è finita bene. Beh, la storia di nessuno qua sotto è finita bene, direi. Non posso finire così. Tesoro mio, nessuno di noi vorrebbe finire così, fidate. Questo è sporco di merda. No, 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 prendi, prendi, prendi. Lo stavo tenendo. Una volta distrutto il tempio, io e mia moglie saremo a... Le devo almeno questo, al mio orologio custodisco il ritratto dell'America e desidero ricordare quel mostro. Sta poveraccia si è trasformata. È stata tutta opera di Lady Bradshaw. Sapeva sin dall'inizio cosa c'era qui. Ci ha condotti da loro. L'ho trovata di sotto, china sul corpo assassinato di Fanoiten. Si è voltata a fissarmi e non era più lei. La mia mano è scattata verso l'arma più vicina, un picchetto di ferro. L'ho pugnalata con la punta di metallo, trapassandole il cuore. Alla sua morte, empie grida sono riecheggiate nelle profondità della terra, come in risposta al sangue che le scorgava dal petto. Mi piace, ragazzi, che insomma a volte appunto questi ritrovamenti che facciamo siano descritti con una sorta di video, tra molte virgolette. Mi piace, è carina la cosa. Quindi vabbè, ovviamente pure loro, ragazzi, si erano ritrovati qua e quindi alcuni di loro si erano trasformati. Ovviamente, allora, io penso di aver trovato tutto quello che c'era da trovare, come al solito vi dico, me lo auguro, per cui continuiamo. Ho paura di quello che possiamo trovare più avanti, ragazzi, ve lo giuro. Una paura tremenda, oddio. Oddio. Che posto è? Cioè, è incredibile, eh? Il Makanda. Vorrei saperlo. Tutti lo vogliamo sapere. Dove cazzo siamo finiti? Madonna santa, regà. Sono senza parole, ragazzi, pure io. Questo è un castigo. Dio ci vuole punire tutti per i peccati commessi. Zain è tutto quello che mi resta. Quando mia moglie se n'è andata, mi sono dedicato a lui per non fargli mancare mai nulla. Genitore single. Deve essere dura. Lo è. Ok, ma... Ma... Mio figlio è il mio orgoglio. Andrà a Londra. All'università. Ok, se smettessi ma... di rubare... Scusate, non è per mi essere... manca da morire. Per essere acida, ma cosa c'entra tutto questo? È stato un attimo... riaffiorato questo sentimento di mancanza, evidentemente, però voglio dire... Hai la coscienza pulita, Jason? Perdon? Ah? Cioè, vedete, che c'entra adesso, cazzarola? Vabbè, se chiacchiera, no, del più del meno. Ma, secondo me, torneranno. Arriveranno. Questo posto... Torneranno qui. Temo proprio di sì. Ho questo pessimissimo, orrendo, fa schifo, schifissimo... Ti vedo pensieroso. Schifosissimo, semmai presentimento. Stiamo lasciando che le cose accadano. Forse dovremmo prendere l'iniziativa e farle accadere. E che cosa dovremmo fare? Entriamo là dentro e cerchiamo un modo di far male
a loro. Ti copro le spalle, ragazzi, senza starci a pensare troppo fino ad... Insomma, fino ad adesso siamo stati insieme, quindi... Ehi, qualunque cosa succeda, conta su di me. Resteremo uniti. Ci sta. È l'unico modo. Mi piace sta cosa. Però, il punto è che, cioè, non sappiamo manco da che cosa cominciare, capito? Nel senso, facciamogli noi del male, ma... Ma come? Non so, ragazzi. Sono un pochino interdetta, sinceramente. Sono uova, cosa cazzo è sta roba schifosa? Comunque sto posto è incredibile, ragazzi, eh. Cioè, l'hanno fatto veramente bene. Che cos'è? Non lo so, ma puzza di merda. Boh, sembra una sorta di gas. E no buono, no buono, continuo a dirlo, oddio. No buono. No. Ripeto, è affascinante, cioè l'hanno fatto veramente bene, sta ambientazione, mi piace. Incredibile. Cioè, sembra, allora, le strutture, tutto il resto sembra roba aliena, questo poco ma sicuro, cioè. Mi ricorda un po' Alien, sta cosa qua, non so se a voi fa la stessa impressione. Però, cioè, l'impressione che mi dà è roba aliena. Trovo un modo per contrattaccare. Penso sia da qui che vengono quei mostri. E per lustralario. La domanda è: dove diavolo sono? Non lo so. Sinceramente non so se ci tengo tanto a scoprirlo, ma. Ma qua c'ho la torcina, tra l'altro. Vediamo un attimino cosa troviamo qua intorno. E tra l'altro sto posto è enorme, ragazzi. Porca miseria. Cioè, ora che lo perlustro tutto qua. Se famo vecchi. Allora, qua c'è qualcosa. Giusto sull'orlo del precipizio. Vicino. Sì. Ecco. Dai, cioè, pensavo fosse una cosa solo da analizzare. Io spero che mi facciano perlustrare il resto. Sinceramente. Non mi ridete che già sono arrivata al punto che mi porta al prossimo, dai. E che ne pensi? Che è... No, di sicuro lo è. Queste non sono creature di Dio. No. Forse però stiamo sbagliando la prospettiva. Che vorresti dire? Forse siamo noi. Ah, quello sì. Quello già... Già era chiaro. Ah, ok, perfetto. Ah, qua mi fa... Mi fa esaminare. Qui sotto si perde la cognizione del tempo. Fin troppo, guarda. Ah, ok, c'era un oggetto per terra, perfetto. Salim, dai un'occhiata. Cos'è sta roba? Sembra musica. Dalle mie parti la musica è parecchio diversa. Vabbè, però se ci passa l'aria in mezzo, produce suoni. Forse. Hai visto quei figli di puttana? Non sembrano dei gran chiacchieroni. Figa però sta roba. Tu dici che c'è un modo tipo per comandarli, ma non credo. O forse sì, non lo so. C'è muschio dappertutto. Ma non so se sta roba è muschio, eh. Sembra vivo. Questa schifezza gialla. A me sembra più muco. Interessante. E schifoso allo stesso tempo. Di sicuro qualche biologo qui farebbe festa e fiera. Però... Noi che non siamo biologi proviamo abbastanza disgusto, specialmente a non sapere se è pericoloso oppure no. Non dobbiamo perdere il contatto visivo. No, don't worry, friend. Be happy. Cioè, c'è solo quello con cui interagire, davvero?
in tutto sto posto incredibile, pazzesco, enorme, wow. Possiamo interagire solo qua? No. Dai, non credo. Anche perché lì non mi fa proseguire, quindi... Ah, forse posso procedere di qua però, ragazzi. Ah, ok. Posso andare di qua, mi sa. Andiamo un po'. Calati. Andiamo. Ho guardato qua sopra, non c'è altro, per cui... possiamo scendere. E vediamo che altro troviamo di interessante e raccapricciante qua sotto. Me lo fai vedere? Cos'è? È una di ste cose qua sopra. Uno di sti mostri. Perché? Salim, vieni a vedere. Cioè, raga, secondo me è qualcosa... uno di quei cosi. Ma più vecchio. Antico. Non mi sembra vivo. E a te? Dobbiamo sperare che non lo sia. Toccalo. Quello stavo a dire. Cioè, spero che una di ste cose tu. Non... Fifone. Una di ste cose non si risvegli da un momento all'altro. Oh, cazzarola! Ci è mancato poco. Grazie. Ecco perché non bisogna mai toccare le cose antiche. Quella creatura è fossilizzata. Deve essere vecchia di milioni di anni. Crolla tutto. C'è altro da analizzare qua, davvero? Ok, no, è sparito il... lo sbrilluccichino. Si sgretola tutto in 2 secondi qua sotto. Meglio non toccare altro, io direi. Cioè, butto lì il suggerimento. Direi che è meglio non toccare altro. Ma di qua non c'è niente. Andiamo di qua. Cos'è? Oddio, un altro cadavere. Cioè, cadavere ormai. Un altro resto. What the fuck? Com'è possibile? Porca merda. Guardalo. Guarda l'armatura. Sembra uscito dritto dalla Bibbia. Vabbè, ma a parte questo, cioè perché? Aspetta. Oddio. Hai visto? Non l'ha visto. Credo sia vivo. No. È possibile. Qui dentro tutto è possibile. Porca puttana. Possibile sia ancora vivo col cranio aperto a metà. Oddio, regà, ma dai. Deve aver preservato il corpo, il cervello. Che facciamo? Oh mio non Dio! Non possiamo lasciarlo così. Cazzo, credo che ormai sarà abituato. Chissà quanti anni Dico sono davvero? Che sta così. Dai. No. Il rumore attirerebbe i vampiri. Giusto. Bravo Salim. Che pensa a ste cose. Ok ragazzi, è assurdo tutto quello che stiamo trovando, Cioè c'era sto coso che dove gli era rimasto il liquido addosso era rimasto praticamente intatto. E ancora vivo tra l'altro, nonostante le condizioni, cioè vivo se lo si può definire vivo, però... cioè... è tutto... wow! Nello schifo è tutto wow! Cioè, non so se... se ci intendiamo. In effetti. È pazzesco. Continuo a dire che tutto questo è incredibile. Quanto, tra l'altro quanto è enorme sto posto! Cioè, dopo quello che abbiamo visto... è difficile stupirmi ancora, Anche se sto posto sembra essere pieno di sorprese. Non so, raga. È tutto... wow, veramente, cioè...
Non credo di avere altre parole per esprimere lo sgomento che sto... Ah, Dio, un'altra volta! Dai, sono le piante che scorreggiano se ci passi sopra, giustamente. Io non so se è bene toccarle e respirare sta roba, effettivamente, però... Non abbiamo altra scelta, ormai siamo qua. Vediamo un po'. Oddio, ma che è? Una sorta di... Io non toccherei più sta roba, Oddio. Questo è poco ma sicuro. Guardare ma non toccare, direi che è meglio. Oddio, qua ci fa interagire, aiuto. Aiuto. Cosa c'è? Per terra? Oh, un teschio. È il cranio di uno di quei cosi. Salim. Qualcuno ha bisogno del dentista. Niente zanne. E infatti... Lo vedi? L'osso è fratturato proprio in quel punto, come se qualcosa fosse uscito da dentro. Che vuoi dire? Forse questi esseri non erano vampiri. Li hanno infettati. Raga, i misteri sono tanti, Sono tanti. E continuiamo a scoprire cose. Cioè, tipo qualcosa se fosse uscito dall'interno. Sono stati infettati, non erano vampiri. What? Ah, forse nel senso... Non erano già creature, ma sono state utilizzate per qualcosa. Può darsi. Salim? Che cosa c'è? Mi sa che abbiamo fatto bingo. Abbiamo appena visto Gesù, Giuseppe e pure Maria. Cerchiamo di non calpestare quello che non dobbiamo calpestare. Anche se sinceramente c'è, cioè, a sto punto delle cose, io, ragazzi, avrei una cazzo di paura. Veramente ho una cazzo di paura a continuare ad andare qui in giro. Allora, qua ci stanno le radici scorreggianti. Ok, passiamo qua. Io spero, ragazzi, veramente di non fare casini. Anche perché non si vede un cazzo. Cioè, sto guardando solo attraverso la nostra microtorcia qui. E sto guardando solo per terra. Quindi non so se c'era qualcosa da analizzare qua intorno. Spero sinceramente di no. Perché io non torno indietro, ma proprio col cazzo, raga. Piano, piano, pianino, Non facciamo mo cazzate. Allora, qua c'è altra roba che scorreggia. Passiamo di qua. Oddio, ma sta roba è viva. Cioè, sti cosi dentro questi bozzoli sono vivi? Boh, cos'è che fa sto rumore? Passiamo di qua. Piano, ragazzi. Altre cose scorreggianti. Andiamo di qua. Vai, Salim. Andiamo. Continuiamo a fare attenzione a dove mettiamo i piedi. Allora, qua possiamo analizzare. Un altro scheletro, cos'è? Sì, un altro scheletro. Qua non c'è niente di vivo attaccato, no? Sembrerebbe di no. Però è sempre una mezza creatura, così sembrerebbe. È tutto strano. Cioè, dico, i misteri comunque continuano a infittirsi, ragazzi, perché... Ovviamente non sappiamo cosa vuol dire quello che troviamo qua sotto. Io direi di scendere
Però no, eh. Sta buono, mamma. Ho un regalo per te. Li hanno trovati. Oh, si sono riuniti. Cioè, si sono riuniti. Questi stanno dall'altra parte, però. Voglioni, già sono arrivati. Cazzarola, hanno fatto in fretta. Ciao, ragazzi. Ci penso io. Via. Punto che non sappiamo manco dove stiamo andando. Cioè noi continuiamo ad avanzare qua così ad cazzum. Continuiamo a dire che cazzo di posto è. Merda, Nicky. Sei arrivato come la cazzo di cavalleria. Eh sì. Ti credevo morto. Meno male. Non ancora. Non è questo il giorno, ecco. Non è proprio questo il giorno in cui moriamo. Ce l'ho fatta. Meno spero, ragazzi, di poterli salvare. In quel tunnel è stata una pessima esperienza. Solo strisciare in quel tunnel. Tutto il resto è stato, guarda, un paradiso, unicorni e paperelle. Dammi la mano. Per fortuna sei qui. Questo posto è assurdo. Perfetto, ragazzi, allora ci fermiamo qui. Io non so sinceramente voi a questo punto delle cose se siete confusi tanto quanto me oppure no. Se voi avete qualcosa di più chiaro, ragazzi, ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Lo abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!